Buongiorno a tutti. Allora, pausa di lavoro, occasione propizia per fare il video pagelle del Gran Premio di Formula 1. Vi invito a iscrivervi al canale. Grazie ai nuovi iscritti, un grazie ai nuovi iscritti. E ragazzi, diffondete il verbo, come si suol dire. Condividete, fa niente la mia faccia da cazzo, pensate ai contenuti più che alla mia faccia da cazzo, ragazzi. Allora, conto fino a fine stagione veramente di arrivare ai tanto sospirati 1000 iscritti, così potrò fare delle live, interagire meglio con voi, con i vostri commenti. Chissà, un domani fare delle live con gente più addentrata nel mondo della Formula 1, anche se sarà quasi impossibile, però mai mettere limiti alla provvidenza. Questo mi ha insegnato la mia esperienza di vita di 46 anni compiuti. Allora, pagelle del Gran Premio, Lewis Hamilton, voto 10. Che voto gli volete dare? Ha praticamente fatto una gara perfetta, nonostante avesse a che fare con un avversario, segnatamente la Red Bull, che era molto più performante, cioè era abbastanza più performante. Ragazzi, va bene il giro quasi perfetto di Verstappen, però ragazzi, sono quasi 4 decimi. Se togliamo la perfezione del giro fatto in qualifica da Verstappen, sono 2 decimi e mezzo, sono distacchi ai quali la Mercedes non era abituata a stare costantemente dietro il proprio avversario. Nelle libere, in qualifiche, non ci era abituata. Questo sì, certo, Verstappen ha commesso degli errori, soprattutto nel secondo pit stop, la tempistica del secondo pit stop. Però Hamilton non ha praticamente sbagliato niente. Ha fatto tesoro, lui ha fatto due cambi, lui ha usato il primo stint la gialla, poi 2 stint di bianca. Lui il primo stint ha un po' esagerato sulle gomme, tant'è vero che è ricorso subito, quasi subito, a un altro pit stop, e lì c'è la grandezza di Hamilton. Capire al primo segno di degrado, non aspettare di avere conferme, chi sono sbagliato io, subito va a rimettere un'altra mescola bianca, e lui, la sua forza è praticamente stata questa, di non forzare subito con i giri veloci, ma di puntare a tenere la gomma. Il risultato è stato quel finale. Sì, d'accordo, c'è stato l'errore di Verstappen, però quanto anche Verstappen fosse riuscito a prevalere, se noi consideriamo i 2 decimi e mezzo a giro per 56, fanno 25, 30, 35 secondi. Ok? Di distacco che in teoria Verstappen avrebbe dovuto avere sulle Mercedes, se ci basiamo sul giro in qualifica. Metti un decimo pure, sarebbero stati comunque 5, 6, 7, 10 secondi, quello che è. E invece Hamilton è stato qua per quasi tutta la gara avanti, se si esclude il primo stint. E qui ha dimostrato di non avere non solo il piede pesante, se fosse solo questione di piede pesante, Gilles Villeneuve avrebbe vinto 3-4 mondiali. Se fosse solo questione di piede pesante, Mansell avrebbe vinto 5-6 mondiali. Se fosse solo questione di piede pesante, ma la grandezza di lui, se usare anche il cervello, perché a schiacciare il pedale siamo tutti buoni. A schiacciare il pedale siamo tutti buoni. A memorizzare la cadenza delle curve, delle frenate, qui posso andare al limite, qui un po' meno. Già c'è una scrematura. Poi lasciamo perdere il mezzo meccanico, che stavolta eravamo alla pari, addirittura in svantaggio. E poi l'intelligenza e l'umiltà di confrontarsi con il box, non di imporre di non fermarsi come ha fatto Verstappen. Ok? Da qui il mio voto 10. È uno che ha questa umiltà dopo 7 titoli mondiali. C'è solo da levarsi il cappello. Punto. Max Verstappen, voto 7 meno. Il 7 lo merita per quanto fatto nelle libere in qualifica, perché dare quasi 4 decimi alla Mercedes, raga,
Sì, è vero, c'è il mezzo, ma sei anche stato bravo tu, che non è che devo per forza criticarlo, Verstappen, in qualifica ha fatto un capolavoro. Poi però arriva il suo tallone d'Achille. Ragazzi, fateci caso, ogni volta che Verstappen fa la pole position non vince mai la gara. Perché? Perché mai come questa volta si è sentito sicuro di vincere, di qui l'errore che ho già citato prima, nell'ultimo pit stop. I segnali di nervosismo, di insicurezza, quando in un pit radio ho detto, ma sul discorso del tagliare la chicane 4, dell'uscire fuori pista alla curva 4, ma lui l'ha fatto, io non lo posso fare, se tu sei sicuro del fatto tuo, queste puttanate non le pensi, se tu sei sicuro del fatto tuo, a maggior ragione del fatto che hai la macchina più performante in questo weekend, è un errore che non ti puoi permettere. Di qui quel 7 che ho dato per le qualifiche, ci aggiungo il meno perché ha avuto una condotta da gara che è stata, no, non è stata all'altezza di uno che a quanto ne dicono gli addetti ai lavori dovrebbe essere il principale avversario di Lewis Hamilton nella corsa al titolo mondiale. Se si comincia così, Lewis Hamilton va in carrozza verso l'ottavo. Lo dico subito, lo dico subito. Se comincia così, Lewis Hamilton va in carrozza verso l'ottavo, perché non sempre la pista sarà favorevole alle Red Bull. E se comincia a perdere in casa gli scontri diretti, la vedo dura, la vedo dura. Peccato per il campionato, ma Verstappen maturità zero da questo punto di vista. Sì, corre veloce, se azzecca la gara non lo becchi, ma il fatto è che lui l'azzecca uno ogni 10 Gran Premi, Hamilton l'azzecca sempre. E questa è la differenza. E quest'anno non c'è neanche più la scusa della macchina se dobbiamo giudicare dai test del primo weekend. Vabbè, chiudiamo il capitolo Verstappen. Valtteri Bottas, voto 6 e mezzo. Fa una gara dirigente, sarebbe da sufficienza, però il mezzo voto in più glielo do per il bel sorpasso su Leclerc. Poverino, ha subito questo inconveniente della ruota che non si staccava durante il pit stop e purtroppo è stato penalizzato. Diciamo che avrebbe potuto lottare nel finale, non credo, in teoria avrebbe potuto lottare per la vittoria, visto il duello fra i primi due. Peccato per lui. Lando Norris, voto 8. Ottima qualifica, ottima gara, con una McLaren in grande crescita, cosa che vaticinai nel video che feci dall'ospedale, che avremmo avuto una bella McLaren. Se la McLaren avesse azzeccato il telaio, avremmo avuto una bella macchina per davvero. E la gara di Norris, il duello vinto con Leclerc, è lì a testimoniarlo. Quindi per me, dopo Lewis Hamilton e Lando Norris, il grande protagonista di questa gara. Allora, Sergio Perez, voto 7,5. Avrebbe preso lo stesso voto di Lando Norris per me, perché la macchina che si ferma nel giro di formazione, poverino, non è colpa sua. Parte dai box e fa quel rimontone degno dello Schumacher dei tempi belli, dello Schumacher di Suzuka 98 o di Interlagos 2006. È stata una gara simile a quella. Purtroppo per Perez non prende 8 come Norris per il semplice fatto per l'azzardo in qualifica. Sì, d'accordo, è un mezzo superiore, ma sei nuovo nella macchina. Sei alla prima gara, Red Bull, già ti senti Senna che azzardi la gomma gialla nel Q2. No, no, caro Perez, l'hai sbagliato e quello ti costa il mezzo voto in meno. Perché? Se Perez non avesse fatto quello sbaglio e magari non fosse successo il guaio nel giro di formazione, Perez poteva tranquillamente lottare per la vittoria, come ha già dimostrato di poter fare. Ok, veniamo al primo dei ferraristi, Charles Leclerc, voto 6 e mezzo. Fa un'ottima qualifica, come spesso gli capita, e poi purtroppo deve arrendersi a avversari più veloci. Comunque, il sesto posto rispetto all'anno scorso, come ho detto ieri, è tanta roba. È una macchina che può solo crescere in prospettiva. Ho visto anche un Binotto abbastanza sicuro e ottimista rispetto alla passata stagione, segno che l'anno scorso qualcosa di poco chiaro è successo.
Va bene, una gara dirigente. Carlo Sainz, voto 6 e mezzo. Voto 6, scusate. E becca la sufficienza perché, bene o male, fa una gara consistente, una gara alla Sainz, dove è sempre costante, va avanti, riesce alla fine a guadagnare una posizione. Il voto inferiore a Leclerc è dovuto alla qualifica, dove ha fatto un errore che gli è costato un po' la gara. Daniel Ricciardo, voto 6, perde il confronto con Norris. Io mi aspetto un Ricciardo più cazzuto, tipo quello che era in Red Bull. Ecco perché prende meno il suo compagno di squadra, naturalmente anche per il piazzamento finale. Tsunoda, voto 7 e mezzo. Sì, anche lui ha fatto quell'azzardo della gomma gialla in Q2. Però devo dire che un ragazzino che ha già queste certezze e che soprattutto ti fa quella bella gara e ti arriva a punti, fa capire che questo è ben più del solito giapponese che viene qua, arriva in Formula 1 grazie alla sponsorizzazione Honda. E io, come ho detto ieri, ricordavo Sato, Takuma Sato. Questo è meglio di Sato. Questo è più veloce, più preciso ed è uno che ci farà divertire. E la butto lì. Se ha questa testa, può entrare fra i top in un futuro. Ok? Lance Stroll, voto 7. Come ho detto ieri, fa sistematicamente meglio del suo compagno, del suo illustre compagno di squadra. Non ha una macchina all'altezza, in più la nomea del figlio di papà, del figlio del proprietario della squadra, e praticamente arriva a punti, fa una bella gara, consistente, regolare, non è un fenomeno, ma ha fatto il suo, becca un bel 7, mi è piaciuto, per l'umiltà anche di questo ragazzo. Fernando Alonso, 7 e mezzo, rientro migliore non poteva esserci, perché con una macchina che fa cagare, perché obiettivamente l'Alpine di ieri faceva cagare, era sistematicamente fa l'ottavo, nono posto, era tranquillamente nella zona punti, senza quel guaio ai freni posteriori che gli è costata il piazzamento. Giovinazzi, voto 6 e mezzo, anche lui era a punti, peccato per la cappella ai box dell'Alfa Romeo, perché questo ragazzo ieri stava facendo veramente bene, mi dispiace, da italiano in primis e da pugliese soprattutto, perché lui è di, mi sa che di, o di Martina Franco di Locorotondo, ora non ricordo bene, lui è a di pochi chilometri da casa mia, e peccato. Perché questo ragazzo che io vedevo come una meteora si sta ritagliando un bello spazio in Alfa Romeo, è andato meglio di Raikkonen, pur sempre un campione del mondo, peccato per quella puttanata fatta ai box, che sbagliare a mettere il treno di gomme è da dilettanti oggettivamente. Va bene, Mick Schumacher 5 e mezzo. Allora, il ragazzo da me perché era sempre mezzo voto in meno, perché non nascondiamoci che è dove è grazie al suo nome. È vero, la storia della Formula 1 è piena di figli d'arte diventati poi campioni del mondo, Jacques Villeneuve, Damon Hill. Auguro a lui di riuscire, e secondo me riuscirà, perché il nome che porta lo porterà prima o poi in una macchina competitiva, magari non adesso, fra 3-4 anni lo porterà in un'auto competitiva e gioco forza a lottare per il mondiale. Lo vedo con più uno Jacques Villeneuve in futuro, questo qua. E poi vedrete se non ho ragione. Kimi Raikkonen, 6 più. Fa la sua gara, una buona gara rispetto al mezzo che ha. Ovviamente piglia meno di Giovinazzi perché le ha prese dal ragazzo pugliese. Però merita più della sufficienza. Gasly, 5 e mezzo. L'eccesso di foga lo penalizza in gara, gli salta il musetto e non entra a punti come era ampiamente nella sua portata. Quindi questi sono errori che si pagano, e Gasly è già un pilota abbastanza esperto per la Formula 1, non dovrebbe abbandonarsi a certi errori. Russell, 6 e mezzo, cioè questo è un altro futuro fenomeno, Russell. Lo ha dimostrato nella gara corsa in Mercedes.
porta sistematicamente la Williams oltre le sue possibilità, quindi un 6 e mezzo meritatissimo. Ocon 5 e mezzo, nettamente surclassato la suo compagno di squadra, sistematicamente nelle retrovie, avrebbe meritato 5, ma il mezzo punto in più lo do perché in ogni caso ha fatto meglio di un 4 volte campione del mondo, tanto senza far nomi. Allora, Mazepin voto 4. Praticamente in tutti i weekend si è fatto notare più che altro per i testa coda, non per altro. Auguro al ragazzo di riprendersi, ma non ci siamo per il momento. Latifi voto 5. Anonimato assoluto come già l'anno scorso, sistematicamente più lento di Russell, è più veloce solo delle due As, punto, ma più che altro per la macchina, non per altro. Veniamo a uno dei miei tormentoni, Sebastian Vettel voto 4, inutile che mi ripeta. La sindrome Hockenheim 2018 non gli è più passata. Ennesimo corpo a corpo in cui finisce in testa coda, stavolta addirittura con Ocon. Cioè, io potevo capire l'ira in Brasile contro Leclerc, che lo sistematicamente è più veloce di lui. Ma uno che ne arriva a prendere da Ocon quasi a pari velocità di macchina, ti fa capire che, a parte l'essere sopravvalutato, come io sostengo dall'inizio, quanto poi è un pilota oramai nettamente sul viale del tramonto, nettamente. Io nei suoi panni, dopo la Ferrari, avrei fatto un anno sabbatico alla Prost per poi ripresentarmi un po' più rivigorito l'anno successivo, ma così questo è un ex pilota. Tranquilli. Allora, box Red Bull 5, muretto Red Bull 5, perché se Verstappen non è riuscito a vincere, non è solo per sua responsabilità, ma nel momento in cui abbiamo un Chris Horner che nel box è un padre padrone, tu non ti fai imporre dal tuo pilota, se è vero che vuoi vincere, vuoi ambire al titolo, non ti fai imporre la lunghezza dello stint a un pilota che al momento non ha vinto, è una promessa ma non ha ancora vinto niente. Non ti fa imporre, cioè, che ce lo voglio vedere Michael Schumacher alla sua età imporsi a Priatore. Non esiste una cosa del genere, non esiste. A maggior ragione perché Perez, che ti ha ascoltato, ha fatto quel popò di gara. Quindi tu non ti fai imporre se Verstappen ha peccato di arroganza e presunzione. Tu non ti fai, tu Chris Horner, che passi per essere un sergente di ferro, che hai sistematicamente distrutto le tue seconde guide, non ti fai imporre, non butti nel cesso una probabile vittoria, perché ieri la Red Bull aveva tutto per vincere. È solo un grandissimo come Lewis Hamilton poteva batterlo, come in effetti è accaduto. Box Alfa Romeo più che muretto, voto 2. Cioè, nel massimo campionato motoristico non puoi permetterti di mettere in un treno di gomme tre bianche e una gialla, non esiste. Hai distrutto la gara di Giovinazzi, meriti un 2, assolutamente meriti un 2, perché a questi livelli è inconcepibile questo qua, soprattutto in quanto una delle scuderie più deboli, dove un punto è oro. Non puoi permetterti questi errori, perché avremmo avuto un Giovinazzi a punti che sarebbe stato già un ottimo viatico, visto le As, per mettere dietro un buon viatico per poter mettere dietro in classifica le As e le Williams. Un errore di questi è da matita blu. Avete trovato qualcosa di interessante? Allora, scusate l'interferenza, sto facendo un webinar. Spero che il primo video delle pagelle vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ripeto, diffondete il verbo, perché quest'anno voglio arrivare ai sospirati 1000 iscritti per poter arricchire il mio canale di contenuti.
Vi auguro una buona giornata, ci sentiamo per i prossimi video, buona Formula 1 a tutti, buona stagione motoristica a tutti e vi rinnovo l'invito a iscrivetevi e diffondete il verbo. Ciao!